In quanti me l'hanno chiesto, mamma mia, quanti me l'hanno chiesto, Raffaele, ti prego, parlaci del sesso a Sydney, Raffaele, ti prego, mostraci i bordelli a Sydney, Raffaele, ti prego, intervista una prostituta. Io fare una cosa del genere, non lo so, non so se potrà mai accadere, forse sì, forse no. Se io intervisto una prostituta, se io intervisto una donna di piacere, significa che entro in un bordello e consumo, volete capire? Comunque, lasciando tutto questo al di fuori, va bene? Posso parlarvi del sesso e mostrarvi i bordelli, come si individua un bordello a Sydney. Non è che ci vuole un arco di scienza per capire come individuare un bordello, però giustamente, dopo che ci ho pensato, parlare del sesso a Sydney è un argomento abbastanza intenso, cioè nel senso molto ricco, approfondito, perché comunque non è, scusate il computer, non è come come lo intendiamo noi a Napoli, in Italia, non è, qui la gente ha tutta un'altra concezione del sesso. E sì, vi mostrerò anche il bordello nel video, però prima di giustamente mostrarvelo, voglio parlarvi di alcune cose. Allora, iniziamo col dire che qui le persone, i cittadini in Australia hanno una concezione del sesso completamente diversa. È una cosa da vivere molto più liberamente, senza tutti questi tabù, senza problemi alla fine, diciamo così. Inoltre, qui anche fin da piccoli vengono educati alla fratellanza, a volersi bene, quindi tutte quelle ripicche di coppia, tutte quelle cose che succedono in Italia, quelle pippe mentali che avvengono nella coppia tra fidanzati e fidanzati, sì, ci sono, ma sono così poche. Qui la gente vedo che vive in un modo talmente libero, talmente più rilassato, che non so come spiegarvi. È bello, si vive meglio. Poi, discorso sesso. Qui il sesso naturalmente viene visto nel modo più semplice possibile, cioè nel senso, vuoi fare una cosa, falla senza problemi, senza tabù, senza niente. E poi, cos'altro posso dire di più? Qui le persone comunque nei locali è facilissimo trovare una ragazza e farci una fuga, ecco, queste cose qua, finirci a letto è molto molto semplice, chiunque ci riesce, davvero è molto molto facile. Qui le ragazze sono molto più facili rispetto che in Italia, forse perché in Italia abbiamo, non dico più tabù, però abbiamo un po' più di educazione, ecco, forse è quello, perché comunque in Italia sì che è piena di tabù, è piena di preconcetti mentali, però qui le ragazze posso dirvi che sono davvero troie, scusatemi il termine, nel senso che sono facili, sono tutte tette e culi, perché alla fine voi dovreste vedere come si vestono le ragazze qui. Si vestono con dei pantaloncini cortissimi, ma talmente corti che comunque si vede il culo, cioè davvero in estate è così, funziona così. Ora voglio precisare che questo è un video che non voglio che ci sia discriminazione sessuale sulle donne o su altro, perché voglio parlare anche di altro, però è così purtroppo. Le ragazze australiane sono belle, sono gnocche, ecco, diciamo così, però sono vuote rispetto a quelle italiane. Le italiane valgono molto di più, perché comunque hanno più cultura, hanno più consapevolezza, sono più belle, e questo lo dicono anche gli italiani che vengono qui, perché comunque gli italiani che vengono qui, la prima cosa che pensano è il sesso, farsi una scopata in un bordello. Ecco, poi discorso bordello, quella è una cosa che voglio affrontare dopo. Ora voglio parlarvi di un'altra cosa: le abitudini sessuali delle australiane. Comunque, per capire che sono molto più libere, molto più tranquille, la loro sessualità la vivono in modo molto più aperto, voi basta che camminate per la città e vedete nei bar, ecco. Ora questo video riderete tutti per quello che sto per dire, perché è una cosa fantastica. Quando cammino per strada,
Io vedo che la pratica del piedino sotto al tavolo è diffusa, diffusissima. Non so se sapete quando una donna fa piedino sotto al tavolo, ecco, voi bastate che camminate, ma pure dove lavoro io, al ristorante, le donne lo appoggiano tranquillamente il loro piede sulla gamba o lo strusciano vicino alla gamba del compagno, dell'uomo, del fidanzato. È una cosa normalissima. Certo, non si levano la scarpa come nei film, queste cose qua. Però succede, succede, ragazzi, ragazzi, succede. Io mi rivolgo soprattutto agli uomini che erano curiosi di sapere come funziona qui a Sydney. Cioè, già da questo capisci che comunque la sessualità avviene in un modo molto free, cioè cammini e vedi che comunque quella c'ha il piede appoggiato contro la gamba, cioè è una cosa normalissima qui, non, senza tabù, senza niente, nessuno si scandalizza. Poi, se due persone si baciano per strada in un pullman in modo appassionante, ecco, se era a Napoli, per esempio, nella metropolitana e c'era una vecchia di fronte, la vecchia rimaneva così. Paurita, che cosa stai guardando? Ti stai baciando con un uomo? Tu, donna, ti stai baciando con un uomo? Non si fa. Invece qui, se la vecchia vede che due persone si baciano nel pullman, nella metro, non lo so, nel treno, lei rimane così. Si addormenta, non si interessa proprio, capisci? Cioè, per fargli capire che qui la concezione del sesso, non, finché tu stai per fatti tuoi e non dai fastidio a me come individuo, è normalissimo. Poi il fatto di non avere tabù a volte è grave, cioè nel senso, sì, sono liberi da preconcetti, però spesso il non essere liberi da preconcetti li fa sfociare in delle situazioni incredibili, nel senso che a volte purtroppo si sfocia anche nella maleducazione e spesso lo vedo. Quindi avere troppa libertà può anche essere dannoso. Poi qui le donne si curano molto, sono molto attente, ma anche gli uomini. Poi volevo passare, prima del discorso dei bordelli, volevo parlare anche del mondo gay e lesbico a Sydney. Dovete sapere che i gay e le lesbiche qui a Sydney hanno un loro quartiere. Qui c'è Oxford Street, che è la zona gay e la zona lesbo della città. È una zona comunque frequentatissima, piena di locali, piena di anche di bordelli dedicati solo ai gay. Sì, ci sono i bordelli per i gay qua, per le lesbiche, c'è di tutto a Sydney. Poi i gay comunque li vedi camminare per strada, si baciano e si mantengono la mano, ecco, vanno in giro normalmente e nessuno dice niente, nessuno si scandalizza. Poi il 1º marzo c'è la loro manifestazione che è il Mardi Gras, cioè il martedì grasso, che insieme dopo Los Angeles o San Francisco, che se non mi sbaglio, c'è una grande manifestazione a Sydney, e quella di Sydney è la seconda al mondo come manifestazione. Purtroppo non ho potuto filmarla perché ero al lavoro, quindi non potevo filmare questo evento, altrimenti avrei filmato qualcosa e l'avrei messo sul mio canale YouTube. Poi, dopo di questo, cosa vi volevo parlare? Quindi, i gay comunque qui hanno le loro cose, stanno tranquilli, hanno il loro quartiere, è risaputo che quel quartiere è tranquillo, quindi non succede niente, non ti saltano i gay addosso, quindi state tranquilli come molti possono pensare. Poi, discorso bordelli, questo a cui volevo arrivare. I bordelli a Sydney, la prostituzione è legalizzata in tutta l'Australia e anche a Sydney. Sydney è la città con più bordelli insieme al Melbourne. I bordelli come funzionano? Funzionano a ore, sono cari, costano tanto e comunque tu puoi fare qualsiasi cosa. Ci sono vari tipi di bordelli. Ci sono i bordelli normali dove tu entri e fai quello che devi fare e i bordelli più fetish, diciamo così, dove puoi chiedere prestazioni particolari, vestiti, queste cose qua. Tutto rimane nella privacy, nessuno sa niente. Puoi pagare con carta di credito perché è legale, tutto legalizzato. Pagano le tasse. Quando entri ti fanno fare
la doccia, ti puliscono. Poi comunque ci sono vari tipi di bordelli, c'è il bordello delle asiatiche, il bordello delle cinesi, il bordello delle australiane, il bordello delle europee, ce ne sono tanti a Sydney, c'è davvero di tutto. I prezzi, come ho già detto, sono cari. Esempio, per una mezz'ora, per un 40 minuti, dipende da bordello a bordello, però puoi anche pagare 180 dollari. 200 dollari per 40 minuti, cioè costano tanto. Non sono i più convenienti, devo dire la verità. Parlo da uomo, poi anche se non ci sono mai stato, poi non so. Qui a Sydney purtroppo funziona a ore, nel senso che cosa succede? Quando io pago e chiedo una prestazione per un'ora, mezz'ora, 10 minuti, anche 10 minuti. Cosa succede? In stanza dove tu fai quello che devi fare, avete presente? Vi è o un timer dove quando sta per scadere il tempo, cioè è finito, se tu non hai finito di fare quello che devi fare, rimani appeso. Oppure vi è una, sapete la sirena della polizia o dell'ambulanza? Quando stai per finire il tempo, incomincia a suonare e si illumina tutta e illumina tutta la stanza e fa un rumore pazzesco. Io non so come è possibile una cosa del genere perché è molto scomodo sia per l'uomo, penso, ma soprattutto ma anche per la donna, penso. Cioè, non si vive con tranquillità la prestazione, il divertimento, se vogliamo dirla così. Io vi parlo senza tabù, senza niente. Funziona così. Poi, quindi immaginatevi, non sto, mi sta facendo questa cosa, manco stai per finire tu quello che devi fare. Il tempo sta per scadere, all'improvviso esce questa cosa che si illumina, na, 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 e tu rimani, cioè, manco il tempo di finire, cioè, ho pagato, fammi finire. In Germania non funziona così, in Germania c'è più tranquillità, però ci sono un pochino meno controlli, poi posso sbagliarmi, io comunque qua i controlli sono elevatissimi, tutte le prostitute qui ogni tot settimane si fanno il controllo, tutti sono controlli. Poi, non solo, alcuni bordelli poi sono più particolari, come ad esempio uno che ne parlano anche in televisione, ne hanno fatto un documentario, sì, c'è un intero documentario su un bordello che si chiama Stiletto. Questo bordello è il bordello più famoso di tutta l'Australia perché ci vengono i politici da tutto il mondo, a consumare questi piaceri. Costano tantissimo. Il prezzo minore che puoi pagare è 300 dollari e il prezzo maggiore è 600 dollari a ora. Perché? Perché questo bordello ti offre proprio tutta la stanza, puoi avere di tutto. Le stanze hanno il palo, il piano bar, colori e musica fantastici, puoi giocare a biliardo, cioè tu puoi anche pagare, non so, un'intera nottata e trattare la tua donna. Per quello che hai pagato, per quanto vuoi rimanere, se è un'ora, 2 ore, una nottata, come se fosse tua moglie, una tua amante, cioè faranno di tutto per te, ti offrono da bere. Questo in tutti i bordelli, che ti danno la birra, ti danno un alcolico, te lo danno in tutti i bordelli, però qua hai proprio il piano bar, puoi sceglierti la stanza come vuoi tu, sofisticata, i colori, le luci, le forme, i disegni, il palo dove fare lo striptease, la lap dance. La tavola da biliardo dove poter giocare, ecco, tutte queste cose che rendono questo bordello, questo stiletto, il più importante d'Australia. Poi, detto questo, volevo passare al discorso che comunque legalizzare questa forma, che ora se ne sta parlando anche in Italia, che vogliono legalizzarla, rilegalizzarla, perché in Italia già era legale, già ai tempi di D'Annunzio andava, era una cosa normalissima. Comunque, senza dilungarmi troppo, ecco, non dileguarmi come mi hanno fatto notare, volevo dire che comunque è bene, perché anche nel quartiere più malfamato di Sydney, King's Cross, per esempio, le prostitute non stanno per strada, le arrestano, perché comunque è una forma legale di lavoro qui.
cioè, è normalissimo. Quindi di notte, anche alle 3 di notte, tu cammini per strada, non c'è una prostituta per strada, quindi è tranquillo. Se tu vuoi andare, se vuoi trovare tu le donne da compagnia, sei te che vai nel bordello, nessuno ti rompe, capisci? Non ci stanno per strada, quindi c'è una maggiore etica, diciamo così. Quindi, da parte mia, per me dovrebbero legalizzarla anche in Italia, anche per combattere molto la criminalità. Significa salvare le vite di queste prostitute, di queste donne, che comunque sono persone, ricordiamocelo, non sono solo un oggetto di piacere. Poi, il discorso comunque è lungo e complicato, non voglio dilungarmi troppo. Per me andrebbero fatti anche in Italia. Poi, volevo mostrarvi anche qualche bordello che ora vi mostrerò. Comunque, da parte mia, io non posso, volevo dire una cosa, non posso intervistare una prostituta. Cioè, oddio, può darsi pure che lo farò, non so se lo farò oppure no, ma se intervisto una prostituta, prima di tutto significa che sono entrato in un bordello. Punto secondo, significa che pago per una prestazione e quindi che tutta YouTube sa che io sono andato a scopare in un bordello. Cioè, queste cose io non voglio farle sapere se le faccio oppure no, se permettetemi, se un po' di privacy ancora ce l'ho. Quindi, può darsi anche che l'ha intervisto, magari, no, non lo so, ma non significa che vado per forza in un bordello, per carità. Comunque, può darsi anche che entro e dico, senti, le posso intervistare una ragazza, queste cose qua, sono italiano, spesso sono molto tranquille, non si fanno tanti problemi. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto e ora diamo inizio alla visione di come è fatto un bordello, come riconoscere un bordello. Prego! Ecco, ci troviamo vicino a un bordello, anzi ci troviamo proprio davanti al bordello. Eccolo qui. Il nome è Black Cat. Non so se si riesce a vedere nell'insegna. Eccolo qui. Black Cat. È aperto. Impressions. Fragole. Ci sono due entrate, una è questa qui che sale. L'entrata è questa qui, guardate. Si bussa e una donna di compagnia, una donna d'accoglienza ti apre, ti fa entrare e ti mette a tuo agio. E poi c'è un'altra entrata, questa qui. Ecco, Impressions, vediamo che c'è scritto. Executive Relaxation Center, centro esclusivo di relax. Siamo in città. Questo è il primo bordello che vi voglio far vedere. Ora ve ne faccio vedere un altro. Bene ragazzi, ora vi mostro il secondo bordello del video e anche l'ultimo. Eccolo qui, si chiama 666, 666. Non so se l'insegna si riesce a vedere. Eccola lì, sta scritto 666. Aperti. Volevo mostrarvi che la maggior parte dei bordelli sono fatti così, cioè il primo che vi ho mostrato era più evidente, ma questo qui è molto molto più scoperto, cioè se non fosse per il 666 e per l'insegna Open non si riuscirebbe neanche a capire che cosa è. E poi volevo farvi notare, se si riesce a vedere sopra al numero 666, di solito c'è una lampadina che dovrebbe essere accesa e dovrebbe essere di colore rosso. Tutti gli altri bordelli molto spesso non hanno un'insegna, quindi hanno questa lampadina che ti fa capire che è un bordello. Anche qui si bussa e vi è una dama di accoglienza che ti fa entrare e ti fa scegliere le donne che ti si presentano davanti e quindi puoi consumare i tuoi piaceri. Eccolo qui, 666.
ragazzi, i bordelli che volevo mostrarvi finiscono qui, perché sono tutti così la maggior parte. Lampadina rossa principalmente, che vi mostra che è un bordello quando non c'è l'insegna, o quando l'insegna è talmente evidente e si capisce che è un bordello. Niente, il video finisce qui e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi. Bene, ecco, i bordelli sono fatti in questo modo. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete mi piace, condividete. Se volete sapere altre cose, io comunque tutto quello che ho da dire sul sesso a Sydney l'ho detto, perché non c'è niente da dire di grande in realtà. Ecco, molto libero, molto free, tutto quello che vuoi lo trovi. I gay e le lesbiche hanno il loro quartiere, stanno tranquilli. Sydney ha una grandissima comunità gay. I bordelli l'avete visto. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video e statemi bene. Un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Ciao ragazzi. Dannato YouTube. Stavo per entrarci in un bordello, guarda. C'è stata una signora che voleva farmi entrare. Ha visto che stavo fuori, è uscita e ha detto: perché non entri? E ho detto: no, no. Maledetti!